abbiamo lasciato le famiglie, i miei figli, per lavorare e per dare supporto ai pazienti che stanno in ospedale, con il Covid specialmente. E non è giusto che dopo un anno dobbiamo andare tutti quanti a casa. Sì, sono in bilico. Lavoro sì presso la Napoli 3, lavoro all'ospedale di Sorrento, ma provengo dalla graduatoria del Cardarelli, che è una graduatoria a tempo indeterminato. Però io sono stata reclutata presso la Napoli 3 a tempo determinato. Quindi allo scadere di questi mesi non so che fine faremo. Io come altre 500 persone che sono state reclutate a tempo determinato. Noi stiamo dando tutto, il massimo, ai nostri pazienti, al reparto, a tutta la sanità di cui che ha bisogno, come si sa, perché è in ginocchio, ancora è in ginocchio, però non vorremmo poi andare via così con una stretta di mano e basta, perché comunque stiamo dando tutto all'ospedale, tutto alla sanità, e vorremmo comunque che si arrivasse alla stabilizzazione. Il nostro obiettivo è lavorare, perché il lavoro è dignità, però noi abbiamo bisogno di fatti, non parole. Noi abbiamo bisogno che ci diano delle certezze, che ci dicano che fine faremo al termine di questi contratti, perché noi temiamo di trovarci per strada una volta finita l'emergenza, e questo non è cosa giusta, perché molti nostri colleghi, le voglio ricordare, che sono morti di Covid, e nessuno mai li menziona, e non è giusto tutto questo, perché sono delle persone alle spalle delle quali ci sono famiglie che hanno perso un familiare a causa del Covid, perché sono stati buttati in trincea, molti dei quali senza DPI, e come sappiamo sono morti. Per cui noi non vogliamo sapere al termine di questi mesi che fine faremo, e questo è quello che chiediamo. Noi chiediamo di lavorare, perché il lavoro è dignità. Sì, abbiamo affrontato questa pandemia e continuiamo ad affrontarla. Oggi veniamo qua per dare voce alla situazione della graduatoria degli operatori sociosanitari del Cardarelli e dell'ASL Napoli 2 Nord, in quanto circa 2 anni fa vengono fatte 2 graduatorie, viene stilata una graduatoria, vengono effettuate delle chiamate indeterminate in maniera parziale, dopodiché queste graduatorie vengono fermate, non scorrono più in maniera indeterminata, ma iniziano a scorrere in modo determinato, con contratti a tempo determinato. In pratica cosa succede? Che queste persone vengono assunte per affrontare questa pandemia con questi contratti di 6 mesi. E ad ogni scadenza di questi contratti non si sa se vengono rinnovati, se non vengono rinnovati. E oggi siamo qua al prefetto per cercare un tavolo con tutte le istituzioni in maniera tale da riuscire a capire quale sia la reale intenzione delle istituzioni, a spingere affinché ci sia lo scorrimento delle graduatorie. In quanti ora siete in bilico? In bilico parliamo di circa, credo siano tra 500 e 600 SS a tempo determinati che provengono da queste graduatorie. Ok. Pieno di stress, ci hanno sfruttati. Lo stiamo facendo perché è nostro lavoro, lo facciamo con amore, però non è giusto che dopo che ci stanno facendo lavorare, ci stanno sfruttando, dobbiamo andare a casa. E poi chiediamo il prolungamento dei contratti a tutti gli operatori sanitari che hanno combattuto il Covid in prima linea. Stiamo aspettando delle risposte, ma fino adesso non abbiamo ricevuto nemmeno una.